passeggiata per vedere le due fontane dove prima c'erano le torri gemelle. Intanto vi faccio vedere l'esterno della torre, della Freedom Tower e l'Opus. Ecco, ci siamo arrivati e il primo cartello che ci accoglie è questo, sicuramente particolare, quindi nella maggior parte delle attrazioni si legge di non toccare. Qui invece i visitatori sono invitati a toccare i pannelli con i nomi commemorativi. E non si sa, perché per via del vento oggi questa fontana è spenta, quindi non c'è la cascata che solitamente viene giù dai bordi, dalla parte alta del perimetro, c'è soltanto quella inferiore, perché prima siamo passati vicino alla cascata sud e effettivamente si creavano delle nubi d'acqua un po' fastidiose per cui passeggiava via. Questi sono i pannelli. Sempre un po' il magone venire qui. Se poi si pensa realmente a cosa c'è dietro ognuno di questi nomi, a cosa è successo, diventa una visita impegnativa, emotivamente impegnativa. Ecco, questa fontana è accesa. Infatti si vedono delle nuvolette d'acqua e delle gocce. Che credo che sia anche con una portata un po' più bassa del solito. Queste sono le nuove torri del World Trade Center, qui c'è il museo e dietro il museo, tra il museo e la torre 1 nascerà la torre 2. A sud delle due vasche è stata portata la palla che prima si trovava nella piazza in mezzo sotto le torri gemelle, adesso è tornata a casa sua e porta ancora i segni di quella tragedia. Adesso vi accompagniamo a vederla vicino. Eccoci qui a vedere la palla che porta ancora i segni di quella tragedia. Prima stava a Battery Park con un lumicino, un fuoco sempre acceso. Adesso è stata riportata qui. Si vedono chiaramente i segni della sopravvissuta. È tornata a casa. Lasciamo Liberty Park e The Sphere e ci dirigiamo verso est, verso Greenwich Street, a vedere l'ultima cosa. Qui c'è un basso rilievo
memoria ciò che è successo.